stavolta ho vinto. Mario è arrivato terzo, è stato battuto da Silvio Gai, che ha battuto Silvio. È un peccato perché hanno disertato la metà di quelli di ieri, quindi abbiamo... La finale? La finale era tra me e Silvio Gai. Tutte e due come le standard? No, Silvio con la Radial. Accidenti, bravo. È stato avvantaggiato. Vabbè. Oggi la giornata dei Gai, il padre ha dominato, Silvio secondo. Silvio secondo. Vabbè, è andata bene, piccole soddisfazioni. Bene, bene, tutto sommato bene. È che hanno dichiarato forfait in un po' di gente, quindi qualche fly si è spoltito da solo. La giornata evidentemente non è stata molto favorevole. I nostri amici lazeristi hanno dichiarato forfait qualcuno, tutto lì. Per il resto tutto bene. Bene, ho chiuso secondo, la regata del match race. È stato divertente anche se c'era... Come te lo dicevo? Anche se c'era poco vento, è stato divertente. Ma tu hai regalato con la 4.7? No, con la radio. Con la radio? E Jimmy? Come? E Jimmy con la standard. Però nella finalina hai battuto Mario? No, nella semifinale ho battuto Mario per un errore che c'è stato di un giudice. È manifoppe! Non si dico. Giudizio tecnico sul match race laser. C'è qualcuno bravino e qualcuno che ancora non ha capito come funziona. Anzi, la maggior parte non hanno capito come funziona. Hanno sbagliato quasi tutti le partenze. Mario Orlic in primis. E meno male che è il campione zonale, che è il più esperto. Sì, ha avuto qualche problema all'inizio. Forse doveva tarare bene il cronometro. Poi alla fine si è aggiustato, per cui insomma tutto bene, perché finisce bene. Comunque, Mitch Race insegna della gioventù? Questa volta sì, direi che questa volta insomma i ragazzotti si sono fatti valere. Hanno giocato bene le loro chance, hanno sfruttato le pieghe del regolamento e è andata cioè, bene. Cioè, quindi i giovani studiano il regolamento? Beh, insomma, studiare è una parola grossa, però questa volta l'hanno utilizzato al meglio. Sì, è vero, ho sempre sbagliato i tempi. Come mai? Perché sono un po' rincoglionito. Evidentemente si comincia a far sentire dove sta. Ma non è che i giovani... Comunque di questa mercedes, guarda, non ci ho mai capito granché dei tempi. Dovrebbero non capito perché ci sono tutti questi tempi diversi dalle regate normali. Ma insomma, sembra che i giovani studiano di più degli anziani. No, per quello che studiano di più, assolutamente no, ma oltre quello, quel poco che studiano non l'ho capito, perché loro hanno fatto gli stessi errori che ho fatto io.